È lì, finalmente lo vedo, per la prima volta nella mia vita. Un corpo grigiastro, lontano nel cielo, nascosto tra le nuvole, delle dimensioni di un quarto di una luna piena. Non sarà lì per molto, è apparso l'ultima volta 33 anni fa, e dovremo aspettare altri 33 anni per vederlo di nuovo. Tellus, il misterioso pianeta che l'umanità deve ancora scoprire bene. Per molto tempo, la Terra è stata l'unico pianeta nella sua orbita circolare intorno al centro del nostro sistema solare, il Sole. Il nostro sistema solare era un luogo abbastanza stabile. Giove, Saturno, Marte e gli altri pianeti si comportavano tutti in modo prevedibile, sempre sulle stesse orbite. Fino a quando, qualche tempo fa, è successo qualcosa di inaspettato. Un altro pianeta è entrato nell'orbita della Terra. Nessuno sa da dove venisse esattamente, dato che non era uno degli altri 7 pianeti del nostro sistema solare. Gli scienziati usavano dispositivi avanzati per tracciare asteroidi, meteoriti e altri corpi spaziali. Ovviamente rimasero terrorizzati quando notarono un corpo sferico di quelle dimensioni venire improvvisamente verso di noi a grande velocità. All'inizio ritenevano che fosse un enorme asteroide e temevano un impatto con il nostro pianeta. L'umanità era ormai preparata al peggio, non era più possibile deviare la traiettoria dell'oggetto spaziale. Ma quando l'enorme corpo si è avvicinato a 150 milioni di chilometri dalla Terra, ovvero la distanza media tra la Terra e il Sole, ha improvvisamente cambiato direzione. Ora sappiamo che quell'oggetto era molto simile per dimensioni alla Terra. Il corpo orbitante deve soddisfare 3 criteri per essere chiamato pianeta. Deve essere una sfera perfetta, orbitare intorno al Sole e non può orbitare intorno a nessun altro corpo come un altro pianeta. Deve anche avere un'orbita libera da qualsiasi protopianeta, planetesimi o altri concorrenti planetari. Gli scienziati stanno seguendo l'orbita del nuovo pianeta che poi chiamarono Tellus, che in latino significa Terra. Quando entrò nell'orbita della Terra, fu come se le loro forze gravitazionali fossero state stravolte. I due pianeti crearono un'orbita completamente nuova, a forma di ferro di cavallo. Con questa orbita, i pianeti potevano trovarsi nella stessa zona intorno al Sole. Ciò significa che non si muovono seguendo un'orbita circolare intorno a una stella, ma ogni pianeta si muove lungo il bordo di una specie di pista a forma di ferro di cavallo, disposte una di fronte all'altra, come due metà di un anello spezzato. Prendiamo per esempio Saturno e le sue due lune. Le loro orbite disegnano intorno a Saturno delle traiettorie a ferro di cavallo a una distanza di circa 150.000 km, oltre i suoi anelli principali. La distanza minima è di 15.000 km. Per anni i giornali non hanno parlato di altro. All'inizio era scoppiato il caos perché nessuno aveva preventivato come sarebbero finite le cose. Pochissimi continuavano ad andare a scuola, al lavoro, all'università. Tutti aspettavamo indicazioni su cosa fare. La gente all'inizio era molto spaventata, ma successivamente lo stupore è passato quando abbiamo scoperto che questo pianeta è simile alla Terra, il che significa che potremmo avere nuovi amici. Gli scienziati credono che Tellus condividesse l'orbita con qualche altro pianeta sconosciuto in un altro sistema solare. Nel nostro sistema solare non abbiamo mai avuto due pianeti che condividessero la stessa orbita. È plausibile che possa succedere in un altro sistema solare. Il pianeta più giovane avrebbe potuto essere spinto verso una destinazione sconosciuta o addirittura essere spinto nel Sole a causa dell'interazione di due forze gravitazionali. Quando due pianeti si attraggono, potrebbero iniziare a muoversi l'uno verso l'altro e bam! Scatenare una grande collisione. Oppure potrebbero condividere con successo la loro orbita, formando un percorso a ferro di cavallo, come è successo con la Terra e Tellus. Non è la prima volta che succede alla Terra. Facciamo un salto indietro di 4,5 miliardi di anni, quando il Sistema Solare esisteva solo da poche decine di milioni di anni. C'era un oggetto spaziale grande come Marte che si muoveva verso il nostro pianeta e arrivò a sbatterci contro. Una teoria afferma che la Terra attirò i detriti di quel pianeta nella sua orbita e quei pezzi formarono la Luna che vediamo oggi. La collisione ha probabilmente causato la riemersione delle terre. Le rocce più antiche che abbiamo trovato sul nostro pianeta sono ancora più giovani di alcuni meteoriti che abbiamo trovato.
Probabilmente anche Urano è stato testimone di un'enorme collisione. Miliardi di anni fa, un oggetto spaziale almeno due volte più grande della Terra si avvicinò molto al giovane Urano, un gigante gassoso. I due corpi si scontrarono con una forza così potente da far spostare Urano su un fianco. Il pianeta sopravvisse allo scontro, ma da allora ruota su un fianco, diversamente da qualsiasi altro pianeta del nostro sistema solare. Il primo sistema solare si è creato perché una forza gravitazionale ha riunito una nube di gas e polvere in un luogo caotico, dove i detriti sbattevano costantemente contro i pianeti che stavano crescendo e formandosi in quel momento. Due pianeti difficilmente possono condividere la stessa orbita perché questa condivisione non garantisce alcuna stabilità. Un'orbita quasi stabile, che tecnicamente significa nessun ordine, tutto è instabile, è il motivo per cui non possiamo essere completamente tranquilli con Tellus, anche se la situazione è sotto controllo. Non significa che la collisione avverrà subito, possono passare anche miliardi di anni. Esistono delle zone di spazio, chiamate punti di Lagrange, numerati da 1 a 5, attraverso i quali viene spiegato che la gravitazione di qualche pianeta e del Sole si annulla in alcuni punti specifici. Considerando le masse di un solo pianeta e del Sole, tutti e tre i corpi possono muoversi in un'orbita prevedibile per sempre. Ma di questi 5 punti, solo 2 sono stabili. Qualsiasi cosa succeda negli altri 3 causerà problemi. Inoltre due di essi, L4 e L5, sono punti nei quali si raggruppano gli asteroidi. I giganti gassosi ne hanno migliaia, mentre il nostro pianeta ne ha solo uno, l'asteroide 3753 Cruigna, con un'orbita quasi stabile con la Terra. Non rimarrà stabile per sempre, ma se fosse così, due pianeti potrebbero condividere le orbite. I giorni sono un po' più lunghi ora, anche l'anno è più lungo. Non possiamo fare affidamento sul calendario perché le condizioni sono ancora in evoluzione. I pianeti si stanno ancora adattando alla nuova orbita. Il clima è lo stesso per ora, probabilmente simile a quello su Tellus, dato che siamo nello stesso disco intorno al Sole. Abbiamo scoperto che è abbastanza simile alla Terra e ha condizioni simili, il che significa che forse potremo viverci in futuro. Il pianeta raggiunge il punto più vicino a noi ogni 33 anni, dopodiché ritorna dietro il Sole. Mentre stavamo lentamente raccogliendo dati sulle condizioni, ipotizzando di trasferirci lì, è successo qualcosa di incredibile. Per la prima volta abbiamo iniziato a ricevere messaggi dallo spazio. Viaggiavano su frequenze radio in una lingua sconosciuta. Attualmente stiamo cercando di decifrare questi messaggi e, allo stesso tempo, ci stiamo preparando per la prima visita. Crediamo che chiunque sia là fuori venga in pace. Hanno fatto molta strada per arrivare fino al nostro sistema solare. Oggi è il giorno in cui visiteremo Tellus per la prima volta. Infatti, le astronavi che atterreranno sul pianeta da un momento all'altro sono decollate 9 giorni fa. I giornalisti sono pronti, la gente applaude, le telecamere sono accese. Stiamo tutti aspettando. Oggi Tellus è nel punto più vicino e non rimarrà lì per molto tempo, probabilmente un paio di giorni. Quindi non avremo molto tempo per esplorarlo e vedere chi c'è. Spero che saremo in grado di incontrare spesso i nostri vicini. Sarebbe interessante fare nuovi amici, collaborare, viaggiare per vedere nuovi posti. Finora abbiamo visto solo alcune foto che gli scienziati hanno scattato da lontano. Sembra che gli abitanti di Tellus abbiano molta acqua. I ricercatori credono che ci siano molte cascate, laghi, molto più profondi e larghi dei nostri, e che forse nascondono alcune magnifiche creature sconosciute sulla Terra. Probabilmente esisteranno anche delle formazioni vulcaniche o qualcosa di più grande del Monte Olympus su Marte, il più grande vulcano che abbiamo trovato nel nostro sistema solare. Grande quanto l'Arizona, circa 600 km di diametro. Probabilmente troveremo dei venti super forti come accade su Venere, con venti 50 volte più veloci della sua rotazione. Chissà se c'è ghiaccio formato da acqua, una materia che esiste in tutto il nostro sistema solare, anche nei crateri in ombra sulla Luna e Mercurio. Forse Tellus muterà le sue dimensioni, come succede con Mercurio, che ha formazioni tettoniche superficiali relativamente piccole. Questo porta a credere che si stia lentamente ma costantemente riducendo.
Tellus probabilmente avrà montagne alte come Plutone, che non è un pianeta, ma ha delle impressionanti montagne ghiacciate alte 3.300 metri. Comunque, oggi è il giorno in cui lo scopriremo. Auguraci buona fortuna. Ah, la Terra, il terzo pianeta dal Sole, il pianeta blu. La conosci? La sua atmosfera è composta da circa il 78% di azoto, il 21% di ossigeno e l'1% di argon, vapore acqueo e anidride carbonica. Un buon equilibrio per qualsiasi creatura vivente. Qui è anche perfetto per l'esistenza della vita, a differenza di altri luoghi come Saturno, Mercurio o qualsiasi altro oggetto celeste nel nostro sistema solare. E dobbiamo ringraziare la troposfera per questo. È la parte più densa dell'atmosfera ed è spessa tra gli 8 e 14 chilometri. È lo strato dell'atmosfera che influenza il nostro clima e si assicura che ci siano le giuste condizioni affinché la vita esista e ci siano degli specchi d'acqua. La Terra se ne sta nel suo percorso orbitale a pensare ai fatti suoi ruotando attorno al Sole quando, boom, Venere e Marte intervengono e rovinano il divertimento. Ma perché devono dare fastidio alla povera Terra? Questi due oggetti celesti relativamente grandi che si muovono verso la Terra avranno conseguenze disastrose sul nostro pianeta, a cominciare dai cambiamenti nella sua orbita. Le orbite dei pianeti nel Sistema Solare devono mantenere un certo equilibrio in modo che nulla vada in tilt. Quindi se un oggetto di grandi dimensioni si avvicinasse alla Terra, potrebbe farci andare fuori rotta. I pianeti ruoteranno l'uno attorno all'altro, il che causerà molti disastri naturali sui pianeti. Ciò influenzerà anche la rotazione, rischiando di rallentarla. I giorni non scorreranno, ma si trascineranno. Gli animali che dipendono dal giorno dovranno riadattare i loro orologi biologici. Anche gli animali notturni dovranno capire come affrontare le lunghe notti. Gli esseri umani si sono adattati al ciclo delle 24 ore. Il tempo stesso serve a noi esseri umani per misurare le cose. Avremo difficoltà a dormire e ad adattarci alle lunghe giornate. Gli animali marini fanno affidamento sul flusso naturale delle correnti per migrare negli oceani. Con Marte e Venere così vicine, anche loro dovranno trovare nuovi percorsi migratori. Anche gli uccelli che migrano verso altri luoghi durante l'anno saranno confusi e non sapranno dove andare. In linea generale la temperatura aumenterà e si verificheranno massicce ondate di caldo e cambiamenti climatici permanenti. Questo ci porta al prossimo problema, il caldo. L'aumento radicale della temperatura trasformerà la Terra in un deserto arido. Sarà estate tutto l'anno, soprattutto perché avremo vicino Venere. La maggior parte del nostro pianeta si prosciugherà e non sarà adatto all'agricoltura. Su Venere fa caldo, intendo molto caldo. Anche se non è il pianeta più vicino al Sole, è comunque il più caldo. Le temperature su Venere arrivano fino a 480 gradi centigradi, che è abbastanza da scioglierti come un cubetto di ghiaccio. La superficie di Venere è generalmente piatta, probabilmente a causa delle temperature. È così caldo perché la sua atmosfera è molto densa e intrappola molti gas pericolosi al suo interno. Se Venere si avvicinasse alla Terra, quei gas entrerebbero nella nostra atmosfera, compromettendola. Su Marte, anche chiamato pianeta rosso, fa molto freddo. E anche se iniziasse a ruotare intorno al nostro pianeta, non cambierebbe. Su questo pianeta si trova anche il più grande vulcano dormiente del nostro sistema solare. L'Everest, al confronto, è un piccolo mucchio di terriccio. Ma a causa di questi radicali cambiamenti potrebbe svegliarsi e eruttare. A causa dell'atmosfera così sottile, Marte è molto freddo. La sua gravità è abbastanza simile alla nostra. Sono presenti anche delle calotte di ghiaccio nei poli, ricoperte di anidride carbonica. Lo stesso vale per Mercurio. Potresti resistere su questo pianeta finché riesci a trattenere il respiro. E inoltre dovresti andarci in un preciso momento, tra l'alba e il tramonto. I tre pianeti in orbita l'uno intorno all'altro finiranno per scontrarsi. Sarà solo una questione di tempo. E la Luna, che è un po' come il quarto incomodo, finirà per essere scaraventata fuori rotta e catturata dall'orbita di un altro pianeta. O ancora peggio, potrebbe scontrarsi con uno degli altri due pianeti. Sulla Terra ci saranno onde di marea alte come mai prima. I due nuovi pianeti che ruoteranno attorno alla Terra causeranno un grave squilibrio nella nostra gravità, mandandola fuori controllo. Ogni onda di marea sarà più grande della precedente e coprirà la terraferma. Tante piccole isole sparse negli oceani saranno completamente sommerse. Anche le città e i paesi lungo la costa saranno del tutto sommerse. Su tutte le pianure in generale si avrà bisogno di barche per spostarsi. Le dighe non saranno sufficienti per impedire all'acqua di sommergere tutto.
Le persone dovranno spostarsi verso aree più alte per sfuggire alle inondazioni. Con il clima sempre più caldo, le calotte polari si scioglieranno come un gelato in una torrida giornata estiva, e questo farà aumentare ancora di più il livello dell'acqua. Entro pochi mesi l'Artico non esisterà più. Ma aspetta, c'è di più. La crosta terrestre si consumerà a causa dell'instabilità della superficie e della gravità. La crosta terrestre è composta principalmente di ossigeno, il che significa che stiamo praticamente camminando sull'aria. Potremmo sperimentare più terremoti e i vulcani dormienti si risveglieranno. I cieli saranno coperti di cenere, rendendo i voli in aereo impossibili. Nessuno potrà viaggiare via mare o in aereo. L'importazione e l'esportazione saranno una cosa del passato. Il clima in generale diventerà più caldo, proprio come su Venere. I tre pianeti orbiteranno l'uno intorno all'altro e la loro enorme massa potrebbe accogliere involontariamente altri pianeti e corpi celesti. E se Giove decidesse di unirsi al gruppo? Giove è il pianeta più grande del nostro sistema solare. Per farti capire meglio, se la Terra fosse grande quanto un acino d'uva, Giove sarebbe grande quanto un pallone da basket. Su Giove è in corso la più grande tempesta che conosciamo. Viene chiamata la macchia rossa. È grande il doppio della Terra e la sua forza è pari a un uragano e dura da centinaia di anni. Quando avrei finito di guardare questo video, la tempesta sarà ancora in corso. Poiché il pianeta è enorme, la sua gravità è molto forte. Ha anche molte lune, alcune delle quali più grandi della Terra. Ma tra tutti i pianeti non ci sarà alcuno spazio per loro. Le lune di Giove saranno buttate fuori rotta e verranno attirate da altri pianeti. Alcune delle lune potrebbero scontrarsi tra loro, causando la formazione di enormi detriti. La gravità di tutti questi pianeti uniti attirerà anche delle comete che potrebbero anche schiantarsi sul nostro pianeta. I livelli di ossigeno si esauriranno, quindi la crosta terrestre si sgretolerà col tempo. Lo strato di ozono nell'atmosfera verrà spazzato via, facendo sì che le onde ultraviolette entrino nella nostra atmosfera. Non potremmo stare fuori troppo a lungo senza indumenti protettivi e bombole di ossigeno. La civiltà umana cambierà drasticamente. Vivremo tutti in rifugi che forniranno aria pulita e raggi solari sicuri e filtrati. Questi rifugi saranno abbastanza robusti da resistere a frequenti terremoti. Coltiveremo abbastanza raccolti per sostenerci fino a quando non lasceremo la Terra. Dal momento che sarà solo una questione di tempo prima che i pianeti si scontrino, il passo successivo sarà quello di creare grandi astronavi per andare via. Con Marte, Venere e Giove che ci ruotano vicino, non sarà facile. A causa dei detriti spaziali non potremmo rimanere nelle vicinanze. L'unico posto sicuro sarà a molti milioni di chilometri di distanza, dove esistono solo pianeti solitari. Forse troveremo un pianeta che abbia condizioni per ospitare la vita, ma se non fosse così, avremmo comunque la tecnologia necessaria per atterrare dove ci sia una gravità simile e costruire dei rifugi. Alla fine, Marte, Venere, Terra e Giove si scontreranno tra loro e si sgretoleranno, come una grande frittata spaziale. E in questo grande mix ci saranno anche tutte le lune. Ma per allora, noi saremmo già molto lontani. Lo spero. Nel nostro sistema planetario c'è una sola stella, il Sole. Tutti i pianeti orbitano attorno ad esso. Ma ci sono pianeti che orbitano attorno a due stelle. Kepler-16b, per esempio. È un pianeta freddo e inospitale, metà roccioso, metà gassoso. Ma sarebbe stupendo poterlo visitare, perché su quel pianeta vedremmo due tramonti e avremmo due ombre, e nemmeno si tratta del sistema più strano individuato dagli astronomi. Forse c'è un pianeta che orbita attorno a tre stelle. Il sistema GW Orionis si trova a circa 1300 anni luce dal nostro pianeta. Appare come un insieme di tre anelli arancioni, uno dentro l'altro, composti di pulviscolo. Al centro del sistema si trovano tre stelle, due delle quali sono binarie, ovvero orbitano una attorno all'altra, mentre la terza orbita più all'esterno attorno a loro. Secondo le osservazioni, i tre anelli non sono perfettamente allineati. Quello più interno sembra oscillare e quello più esterno è inclinato di 38 gradi. Due sono le ipotesi formulate dagli astronomi. Nella prima ipotesi, i tre anelli si sono separati a causa della torsione creata dalle tre stelle al centro del sistema.
La torsione è un effetto della forza di gravità, che spinge sempre verso il centro. Questa ipotesi però venne presto accantonata, perché negli anelli non si notavano le turbolenze che avrebbero dovuto esserci. Perciò venne elaborata una nuova teoria per spiegare questo strano sistema. Si ipotizzò l'esistenza di un pianeta all'interno di uno degli anelli. Il movimento di un pianeta potrebbe agire sull'equilibrio gravitazionale e aver contribuito a separare i tre anelli. Lo spazio che separa gli anelli è stato misurato e, date le sue dimensioni, l'ipotetico pianeta dovrebbe essere grande almeno quanto Giove. Tutti i corpi celesti si formano grazie alla gravità, che aggrega insieme la materia. Tutto comincia con una rotazione debolissima, che con il tempo accelera, specie alla fine, quando l'oggetto collassa. Ecco perché tutti i corpi celesti ruotano, dalle particelle di polvere ai giganteschi buchi neri. I buchi neri perdono massa a causa della radiazione di Hawking. Il loro orizzonte degli eventi si sta rimpicciolendo, anche se molto, molto gradualmente. L'orizzonte degli eventi è il punto di non ritorno di un buco nero, una sorta di confine oltre il quale nulla, né la luce né la radiazione, può sfuggire all'immensa forza di gravità del buco nero. I buchi neri sono quasi eterni. Il loro ciclo dura mediamente diversi miliardi di anni, più dell'età dell'universo stesso. Anche nella nostra galassia, la Via Lattea, c'è un gigantesco buco nero. Ma niente paura. Il buco nero dalla massa immensa si trova ad almeno 20.000 anni luce da noi. Decisamente una distanza di sicurezza per studiarne gli effetti. Non ci si può avvicinare, infatti. Un buco nero ha una forza di attrazione gravitazionale troppo forte. Le galassie a volte collidono tra di loro, uno dei modi con cui evolvono nel corso del tempo. La galassia più vicina alla nostra è Andromeda e attualmente questa sta fagocitando una sua galassia satellite. Evento già successo almeno due volte nel passato. Lo sappiamo perché nella galassia di Andromeda sono sparsi grappoli di stelle rubati da antiche galassie ormai assorbite. E gli astronomi sono riusciti a identificare quelle stelle, rintracciandole in origine all'epoca della collisione, miliardi di anni fa. 10 miliardi di anni fa anche la Via Lattea subì una collisione ed è per questo che il suo alone è molto diverso da quello di altre galassie simili. In realtà gli scienziati pensarono si fosse trattato di tante piccole collisioni, ma poi capirono che quasi tutti i corpi celesti nella Via Lattea hanno la stessa origine. Si originarono nella galassia che si scontrò con la Via Lattea. E anche Andromeda e la Via Lattea potrebbero collidere, ma di certo non prima di altri 4,5 miliardi di anni. I neutrini sono particelle prive di carica elettrica, ma capaci di attraversare qualsiasi cosa, anche il piombo, senza che nulla possa fermarle. Anzi, ti stanno attraversando il corpo in questo preciso istante. I neutrini si formano dalle reazioni nucleari all'interno delle stelle attive, oppure dalle supernova, stelle ormai spente. Sono particelle quasi prive di massa e impiegano appena 3 secondi per arrivare sulla superficie del Sole. E da lì raggiungono la Terra dopo soltanto 8 minuti. Il pianeta TOI 1231b si trova a circa 90 anni luce dalla Terra e sembra essere molto simile a Nettuno, un gigante gassoso. La cosa interessante però è che sembra abbia un'atmosfera molto ricca. Grande 3,5 volte la Terra, la sua temperatura media è un po' più calda della nostra, è di 57 gradi centigradi. Orbita attorno a una stella nana rossa, molto più piccola e molto più antica del Sole. Su questo pianeta un anno dura appena 24 giorni terrestri. Malgrado orbiti vicinissimo alla sua stella, il pianeta resta relativamente freddo, proprio perché la stella stessa non genera molto calore. Gli astronomi ipotizzano la presenza di nuvole nell'atmosfera di questo pianeta, nuvole come le nostre, fatte di acqua. Sia la stella che il pianeta si allontanano piuttosto rapidamente dalla Terra, cosa che ha permesso agli scienziati di rilevare gli atomi di idrogeno che l'atmosfera del pianeta si lascia dietro. Un po' come se il pianeta avesse una coda. L'ipotesi del buco bianco immagina l'esistenza di un corpo celeste intensamente luminoso, l'opposto di un buco nero. Ipotizzati da Einstein nella sua equazione di campo, oggi sono menzionati in relazione ai cosiddetti wormhole, ovvero degli ipotetici cunicoli spazio-temporali all'interno dei buchi neri, che consentirebbero di viaggiare nel tempo e nello spazio. In questo caso, il buco bianco sarebbe il punto di uscita del cunicolo. In effetti, non è nemmeno necessario che i buchi bianchi esistano davvero, potrebbero essere semplicemente ciò che resta delle origini di un buco nero.
Un buco nero, infatti, si crea quando una stella dalla massa molto grande arriva alla fine del suo ciclo e collassa sotto al suo stesso peso. Non sempre, ma a volte questo processo porta alla nascita di un buco nero. Ma può darsi che in alcuni casi il processo sia inverso, la materia fuoriesca dalla stella e si formi un buco bianco. Nessuno lo sa per certo. Alcuni pianeti, come Marte e Venere, sono travolti da tempeste potentissime. Ma ora sappiamo che una tempesta di uguale potenza si è formata anche sulla Terra. Un enorme vortice di aria, largo circa 1000 km, è stato rilevato dai satelliti a centinaia di chilometri sopra il Polo Nord, negli strati più alti dell'atmosfera terrestre. L'uragano non era carico di acqua, bensì di elettroni. La tempesta è durata circa 8 ore prima di dissiparsi e a quanto pare ruotava in senso antiorario. Forse esistono oceani nascosti sotto la superficie dei satelliti del pianeta Urano. Gli astronomi hanno già identificato possibili oceani su un satellite di Giove, Europa, e su una luna di Saturno, Encelado. Gli oceani sono celati sotto la calotta glaciale di questi satelliti. Urano da solo ha ben 27 lune, 5 delle quali sono molto grandi. Umbriel, Titania, Oberon, Miranda e Ariel. Già negli anni 80 la sonda Voyager 2 riuscì a scattare le prime foto di questi 5 satelliti e gli scienziati notarono la presenza di parecchi crateri tra il ghiaccio e le rocce. Ma tra quelle foto ce n'erano alcune che suggerivano la presenza di acqua allo stato liquido. Sembrava eruttare dalle profondità per poi congelarsi in superficie. Segno forse che sotto la superficie c'è un oceano. Quando un satellite ruota attorno al suo pianeta è sempre soggetto al campo magnetico di quest'ultimo. È così che rimane sempre nella sua orbita. Questa forza genera una corrente elettrica e in questo caso si dice che il campo magnetico è indotto. Un oceano sotto la superficie potrebbe essere il risultato di questo fenomeno. Saturno è noto per i suoi spettacolari anelli, ma anche Nettuno, Urano e Giove li hanno. Saturno a sua volta ha un'altra caratteristica molto speciale, mai vista su nessun altro pianeta. Un'enorme tempesta di forma esagonale nei pressi del polo nord del pianeta. La tempesta sembra lunga almeno 12.500 km e ha un'area totale così grande da contenere 4 volte l'intero pianeta Terra. Secondo i rilevamenti termici, la tempesta coinvolge vari strati dell'atmosfera di Saturno, per una profondità di almeno 100 km. Saturno è avvolto da dense nubi di gas che la luce del Sole non riesce a penetrare. Osservarlo direttamente quindi è impossibile, ma si possono fare ipotesi. Saturno è un pianeta gigante gassoso e, quando i gas al suo interno si riscaldano, tendono ad espandersi. Questo processo rilascia immense quantità di energia, mentre il gas si innalza verso gli strati più alti, si espande e perde densità. Più o meno lo stesso fenomeno che provocano i tornado sul nostro pianeta. Su Saturno gli strati di gas più esterni sono ad alta pressione e il vortice, dalla forma così insolita, può nascere proprio dallo scontro tra i gas di due diverse aree di pressione.